schizzose i partecipanti che man mano si classificheranno all'interno di questa nostra passeggiata di beneficenza. Benissimo Pino, allora noi adesso la salutiamo e ci sentiamo più avanti, un saluto da parte mia e da parte di Mario Moretti. Io ringrazio voi, ringrazio tutti i radioascoltatori, buona beneficenza a tutti e speriamo di essere numerosi. Ricordiamo che questa trasmissione che adesso sta andando in diretta su RadioRomaFutura.it potrà essere riascoltata sul sito atleticacollatina.it andando sulla pagina web radio oppure anche su Radio Roma Futura all'archivio delle puntate, così almeno anche gli altri amici di Oscian Casalbertone, Oscian di Porte di Roma e di Fiumicino potranno ascoltare bene quello che abbiamo detto. Va bene, buonasera Pino. Buonasera a tutti di nuovo. Bene, allora Mario, abbiamo detto che questa bella novità ci fa proprio piacere perché sì. noi proprio in tutte le trasmissioni parliamo della solidarietà, parliamo di fare la corsa come per la salute e parliamo proprio di fare queste iniziative anche soprattutto se possibile a scopo benefico. Ripeto, il solstizio d'estate ricorda Alfonso Dordi, ma è anche un premio che diamo ai genitori che, ripeto, nel momento del dolore hanno avuto il coraggio di prendere questa decisione di donare gli organi. Certo, di Alfonso. Non possiamo dimenticare, ecco, questo gesto che è veramente un gesto di altissima solidarietà. E questa sarà la gara competitiva sulla distanza di 5 km. Allora, adesso possiamo dire tanto, diciamo, che come sarà la parte competitiva. Che poi entro quest'altra settimana il regolamento sarà ufficializzato sia sul sito atleticacollatina.it che sul sito mariomoretti.it. Allora direi noi il programma di massima è questo: alle 9 partenza della gara competitiva, gli over 50 e tutte le categorie femminili per 5 km, saranno tre giri intorno ai ruderi tra i viali e le aree verdi intorno ai ruderi e resti della Villa Gordiani. Alle 9:40 partirà la seconda batteria di quelli più giovani, gli under 50, e alle 10:15 questa bellissima manifestazione. Abbiamo già ottenuto per questo il patrocinio dell'assessorato allo sport di Roma Capitale da parte dell'assessore Paolo Masini. Abbiamo il patrocinio del nostro municipio, chiaramente il patrocinio della Regione Lazio, e quindi è una manifestazione che a tutti i livelli sono coinvolti le istituzioni. Poi in settimana avremo anche l'approvazione da parte della FIDAL, come tutti gli anni, e quindi faremo questo evento. E proprio perché è la decima edizione, cercheremo di fare proprio una festa, più che certo, una festa all'interno del parco di Villa Gordiani. Tutte le gare devono essere una festa. Come diceva Mario, anche per valorizzare il nostro parco. E appunto, come dicevo prima, il percorso è stato studiato in modo tale da far correre tutti i concorrenti proprio intorno a questi diciamo resti della Villa Gordiani. Chiaramente chi corre non è che ha tanto gli occhi sui ruderi perché pensa a correre, però il fatto già stesso di fare tre volte lo stesso giro, ripassare tre volte intorno a questi ruderi, prima o dopo uno sguardo a queste vestigia sono costretti a darlo e magari imparare anche qualcosa dal punto di vista culturale, cioè sapere che hanno partecipato a una gara in un parco che non è soltanto un parco ma che è qualcosa di più, perché è una villa imperiale, è l'unica in Roma che, tra l'altro, come villa imperiale. Sì, anche perché le altre ville, anche se sono belle, sono ville moderne, se vogliamo, moderne, via, sì. Anche se Villa Borghese, Villa storia, Bonfili, certo. Sono sì, certo, certo. Mentre invece qui si parla del VI e III secolo, insomma. Poi abbiamo già detto più volte, e lo ripetiamo, e poi sarà scritto sul sito,
proprio per aver accolto tutti quelli che sono stati suggerimenti da parte degli atleti in questi 9 anni precedenti a questo evento, che hanno detto che volevano essere più certi del tempo, quindi del tempo impiegato, quindi quest'anno possiamo dire che il percorso di 5 km è stato misurato con la rotella, quindi ci siamo, a meno che qualcuno poi non può tagliare. Va bene, però ci non sono non i 5 km. Problema. Però quest'anno avremo anche il supporto della DDS, quindi faremo il chip, perché tanti ce l'hanno chiesto, che vogliono vedere il tempo esatto che hanno impiegato, quindi ci sarà l'ausilio del chip. Daremo come pacco gara, daremo anche un pacco gara. E la quota di iscrizione chiaramente non è più di 5 euro per quanto riguarda la competitiva, è 8 euro il minimo anche perché non ci sono sponsorizzazioni, diciamo, per quanto... oltre al fatto che si paga di più il chip, viene dato a tutti quanti un calzino, lo stesso calzino della stessa marca che è stata Chiappini data e Salsa Sport alla corsa del Colladino, il cui valore commerciale è di 5 euro, quindi spendendone 8 praticamente è come recuperare quasi per intero il costo dell'iscrizione. Ecco, e poi anche per, ripeto, il solstizio d'estate è nata proprio come una gara che è stata sempre realizzata senza l'ausilio di sponsorizzazioni di grandi sponsor, e noi quest'anno, ecco, abbiamo Shan che ci contribuisce nella gara del Corriamo al Colladino, e per questo ringraziamo. Ci abbiamo Chiappini e Salsa Sport che ha contribuito al Colladino, quindi anche per quanto riguarda il pacco gara e il calzino ci è venuto incontro. Quindi non è che questa è una gara che si fa soltanto con il contributo degli atleti, lo possiamo dire tranquillamente, esatto. No, non abbiamo nessun timore di dirlo, perché è la verità. Tutti gli anni l'abbiamo fatta mettendo da parte qualche cosa della gara Corriamo al Colladino. Quest'anno purtroppo la gara Corriamo al Colladino non è che ha dato un grande esito economico, però la facciamo lo stesso, alla stessa maniera, senza sponsorizzazione, con il solo contributo degli atleti. Sarà una bella gara sicuramente, e sarà soprattutto una bella giornata. Ripeto, cercheremo di coinvolgere per quanto possibile al massimo le istituzioni, perché ci stiano vicino per fare questa festa, per la festa, non per fare che ci devono contribuire in qualche maniera, insomma la festa, perché vogliamo fare proprio festeggiare questo 10° anno del solstizio d'estate, e soprattutto Auchan per Teleto, la corsa denominata Auchan per Teleto, perché ci teniamo veramente che sia così. Abbiamo già avuto dei riscontri da parte di molti gruppi sportivi che hanno detto che parteciperanno. Certo, non sarà la partecipazione massiccia come quella del Colladino, perché chiaramente prima di tutto si fa all'interno di un parco, soprattutto, e poi si fa in piena estate, anche se Mario all'inizio ci ha dato quei numeri che invece di diminuire con il caldo aumentati, stanno aumentando gare, perché quindi... il movimento amatoriale è cresciuto molto, si corre molto di più, basta andare dentro i parchi e vedere persone che magari poi non sono iscritte a società, però già il fatto di partecipare, di allenarsi, di correre, fa ben sperare. E con la corsa a passo libero, uscire a partire, hanno pure l'occasione eventualmente quindi, di provare. Volendo questi amatori che non sono iscritti a società, chiaramente per partecipare a gare competitive, lo sappiamo, bisogna essere tesserati, bisogna avere il certificato medico, quindi sono tutte spese che magari non tutti si sentono di affrontare, però magari una gara non competitiva aperta a tutti si può fare benissimo, tant'è che sono molte ormai le manifestazioni, basta pensare anche all'Appia Run, che dove partecipano oltre 3.000 partecipanti, anche all'Appia Run hanno fatto una non competitiva, 2 chilometri, 3 chilometri, perché la non competitiva è sempre molto più breve, chiaramente, perché si rivolge a chi non è allenato, non è del mestiere, ecco. Poi ecco, ricordiamo anche questo, che questo è il primo anno che il solstizio d'estate viene fatto di domenica mattina, perché gli altri anni abbiamo fatto sempre in serate infrasettimanali, sempre, generalmente sempre di mercoledì, e quindi anche gli amici atleti competitivi che vengono a questa manifestazione
possono portare i loro familiari e perché no magari partecipare alla competitiva a Champertello, dare anche il loro contributo economico per questa giusta manifestazione di beneficenza. Va bene, mandiamo un altro stacco musicale, poi penso che dobbiamo dire ben poche cose. Purtroppo diremo che quest'anno abbiamo terminato gli eventi che facciamo presso le scuole, perché ormai siamo a maggio e le scuole chiudono, stanno per chiudere, quindi i ragazzi devono intensificare i loro studi, soprattutto quelli che devono fare gli esami, quindi con la manifestazione che abbiamo fatto alla scuola Giorgio Ambrosoli per quest'anno abbiamo chiuso con Puro Sangue. Ecco, ripeto un'altra cosa importante, ci sarà anche una nutrita rappresentanza di Puro Sangue Athletic Club, metteremo degli striscioni proprio Puro Sangue Athletic Club per far capire a tutti che e lo sport è pulito, lo sport è senza l'uso di sostanze stupefacenti, senza scorciatoie, senza prendere scorciatoie. Quindi poi la prossima settimana approfondiremo anche il discorso della salute, Mario, per quanto riguarda certo parleremo, continueremo a parlare anche dei benefici della corsa e perché bisogna correre, diciamo, a parte che qualunque attività sportiva va bene, però la corsa è quella che ci porta a farla in modo molto economico, perché non servono palestre, non servono piscine, campi da tennis e altre cose, si può fare per strada, basta indossare un paio di scarpe adatte, quella è l'unica spesa su cui non si deve risparmiare. Per adesso un paio di calzoncini, una maglietta, scendi per strada e corri. Allora mandiamo uno stacco musicale, regia, così ci prepariamo per la chiusura.